Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Messina ha appalti truccati per lavori Consorzio Autostrade Siciliane, tre misure cautelari. Pregiudicata gravemente la sicurezza stradale, hanno detto. A essere accusati dalla procura locale sono due funzionari dell'ente e un imprenditore milanese, accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, da turbativa d'asta, tentata truffa aggravata in concorso, induzione indebita a dare e promettere utilità. Case di riposo, la ripartenza delle RSA è in ordine sparso tra rischi occupazionali, incertezza sulle visite, incognita seconda ondata. Dicono servono linee di indirizzo univoche. I sindacati hanno detto al di là del Covid occorre ripensamento radicale nelle residenze e attività che sono più di custodia che di cura, di socializzazione e di riabilitazione. Il Ministero della Salute garantisce che il tema è all'ordine del giorno. Nel frattempo le strutture annaspano tra spese straordinarie e mancati incassi. Partono gli ammortizzatori sociali, aumenta la solitudine degli ospiti. Ancora una volta, primato negativo alla Lombardia. Il contante serve ai corrotti, agli evasori, al lavoro nero. E Milena Gabanelli, che è giornalista, che dice che da un decennio appunto propone di ridurre il contante nelle transazioni economiche, ha detto questo. Come si è arrivata a questa proposta? Gli dicono, dice, parliamo di quasi 10 anni fa. L'intento era quello di offrire un suggerimento, quantomeno aprire una discussione. Vitalizi, il colpo di coda della casta al Senato, la Commissione annulla la delibera sul taglio del privilegio. Crimi del 5 Stelle dice che è uno schiaffo al Paese. La Commissione contenziosa azzera la delibera dell'Ufficio di Presidenza, accogliendo così i ricorsi presentati. Tre voti a favore e due contrari, quelli dei senatori della Lega Simone Pillon e l'ex 5 Stelle Alessandra Riccardi. I 5 Stelle hanno detto che è uno schifo e per il PD è uno sconcerto, totalmente contrari alla decisione. Salvini dice che Lega cercherà di cambiare questa decisione. Esultano gli ex parlamentari che avevano fatto ricorso. È stato ripristinato uno stato di diritto, hanno detto, dalla riforma alle accuse di conflitto di interesse all'organo di Palazzo Madama, fino allo scoop del fatto sul ripristino già deciso. Insomma, purtroppo è così, cari amici. Coronavirus da Mondragone a Bologna, Covid torna a far paura, salgono a 64 i contagi legati al focolaio in Bartolini, altri casi in Diachelle, TNT. Il comune casertano da lunedì dice zona rossa, l'esercito pattuglia le strade. Ci sono 43 positivi e le denunce di persone fuggite ai test. Nel capoluogo dell'Emilia-Romagna la diffusione del virus è partita dal magazzino della BRT. Ora i timori si allargano a tutto il settore della logistica e riemerge anche l'incubo del contagio nelle residenze per anziani dopo i 14 positivi accertati in una RSA genovese. Il ministro Speranza ha detto che la battaglia non è ancora vinta, serve gradualità e prudenza. Notizie da Napoli e dalla Campania. Panico in spiaggia, uomo estrae la pistola e fa fuoco verso una donna. Una donna è rimasta ferita da colpi d'arma da fuoco mentre era in spiaggia a Seiano, in costiera sorrentina. La vittima dell'agguato è stata raggiunta da un uomo, a quanto pare il suo partner, che ha estratto la pistola e ha fatto fuoco gammizzandola. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. Agguato a Gragnano, il nome della vittima, quindi ucciso a fucilata sotto casa a Gragnano nella zona di Aurano, è il triste epilogo per Matteo dello Ioio, 41 anni. L'uomo è stato colto di sorpresa dai sicari che hanno esploso i colpi a distanza, probabilmente nascosti nella folta vegetazione. Sul posto sono giunti i carabinieri. Emergenza coronavirus a Mondragone, De Luca organizza i controlli in zona rossa. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato a Mondragone per fare il punto e organizzare i controlli per contare appunto sull'arrivo di un contingente e tenta di contare sull'arrivo di un contingente di militari e sul potenziamento dei servizi disposti da prefettura e questura. Ha detto abbiamo stabilito che già domani mattina nell'area contigua alla zona rossa dei Cinque Palazzi ex Cirio ci saranno i camper che consentiranno ai cittadini di Mondragone di sottoporsi a tampone su base volontaria. Questo l'ha spiegato proprio De Luca.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, insomma, ci sono i centini del Da Vinci, del Canova, Duca, Riccati, Luzzatti, insomma, Besta, l'artistico, il Pio X, Aurora Ermal, Leo e gli altri, insomma, sono i ragazzi eccellenti. La maturità trevigiana 2020 è un libro fatto di sogni, speranze, riscatti e volti e storie. Treviso, l'autunno in trincea degli ospedali, 15 milioni per assunzioni e strutture, il piano dell'USL per prevenire nuove epidemie, potenziando le equip che operano sul territorio, ci saranno filtri di ingresso, le terapie intensive appunto, e non solo quelle, insomma. Il riscatto di Veronica, il centro e lode alla maturità dopo il Covid. Veronica Rocco è stata colpita dal Covid-19, ma la maturità è risultata fra le più brave. Centro e lode. La studentessa trevigiana a marzo ha perso il nonno e ha scoperto di essere contagiata. È stato un periodo durissimo, ha detto. Ora il diploma con l'economia al Canova. Overdose fatale, 32enne di Conegliano, muore in centro a Mestre, una volante di pattuglia ha visto l'uomo a terra, era già morto. Era un pendolare dello spaccio, si indaga per capire se si tratta di eroina gialla. Matrimoni e cerimonie cancellati oltre 28.000 eventi nella Marca, sono 112 le aziende trevigiane che hanno dovuto chiudere i battenti. Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Treviso, chiede aiuto per le microimprese colpite appunto dal Covid. Adesso passiamo al Friuli Venezia Giulia e prima di passare alla lettura delle notizie diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Per l'estate 2020, Promoturismo FVG garantisce spiagge sicure in tutta la regione. Le località Lignano, Sabbiadoro e Grado si preparano ad accogliere i turisti provenienti dall'estero dopo l'apertura dei confini con l'Austria e dalle altre regioni. Grado, per la delusione di molti, non riaprirà le terme e le sabbiature non saranno possibili per un lungo periodo. Anche la discoteca Kursaal a Lignano Sabbiadoro, a causa dell'increscioso fatto di cronaca avvenuto negli scorsi giorni per il gruppo Stupri, resterà chiusa. Il gestore del locale si dissocia completamente dall'accaduto e cercherà di garantire ai propri clienti l'accesso alla piscina. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e riprendiamo le notizie, la lettura delle notizie, ringraziando Sabrina Ciccotti, la nostra corrispondente da Udine. Incidente a Fiume Veneto, ferito 4 giovani incastrati. Il conducente ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada lungo il raccordo autostradale. Un incidente stradale, appunto, nella notte scorsa, lungo il raccordo autostradale 16, in ingresso sulla A28 nel territorio del comune di Fiume Veneto. Era da poco passata la mezzanotte quando il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi. Tavolo centro stupri, stop di 15 giorni al locale. Il questore di Udine ha disposto la chiusura del Kursaal di Lignano in seguito a quanto accaduto sabato sera. Opicina spunta una bomba a mano nel cantiere. A fare la scoperta un dipendente che ha subito allertato le forze dell'ordine. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno messo in sicurezza l'area. Nel pomeriggio di ieri un dipendente di un cantiere presente a Opicina ha rinvenuto durante gli scavi una bomba a mano ad Ananas. Ha informato subito la sala operativa della Questura di Trieste tramite il 112. Sul posto è stata inviata la volante del commissariato di Duino Aurisina che ha messo in sicurezza l'area fino all'arrivo degli artificieri del nucleo regionale della Polizia di Stato che dopo la bonifica l'hanno acquisita per la successiva distruzione. Alzare la qualità dei servizi delle strutture per anziani. L'emergenza Covid ha messo in luce la criticità, ma anche i punti di forza del sistema regionale. Partire dallo stato di fatto derivante dalla fase successiva al Covid acuto per compiere una ricognizione dell'intero sistema dedicato alla cura e assistenza degli anziani. Successivamente, poi analizzare come il comparto ha reagito all'emergenza e infine identificare nuovi orizzonti da traguardare alzando l'asticella dei servizi. Insomma, questo è stato il messaggio che il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi ha voluto trasmettere nel corso dell'incontro svoltosi a Palmanova a una rappresentanza
di Federsanità ANCI, guidata da Giuseppe Napoli, al presidente regionale dell'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, Matteo Sabini. Continuano i ritrovamenti di ordigni bellici in Friuli Venezia Giulia, sono stati quattro tra ieri, insomma, tra l'altro ieri e ieri. Gli interventi del terzo reggimento guastatore sul Monte Crostis ad Azzano, Caneva e Tramonti di Sotto in Friuli Venezia Giulia, quindi continuano ad emergere residuati bellici dei due conflitti mondiali. Scoperte che vedono impegnati attivamente gli uomini del terzo reggimento guastatori di Udine nelle operazioni di bonifica, quattro, come dicevamo prima, solo tra l'altro ieri e ieri. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.